Luigi, secondo te il trucco può servire da protezione? Sicuramente per l'agente atmosferico è molto importante, per la vita quotidiana, per una donna, copre molto anche per lo smog. Ma lo sai che io penso che soprattutto serve da protezione per darti più sicurezza? Molte donne non escono senza trucco, si sentono nude quasi. Giusto. Per i capelli cosa pensavi? Oggi li vorrei dare un tocco di colore. Lei ha questi occhi molto, molto belli. Due gocce d'acqua. Le bisogna valorizzare, oltre al trucco, agli occhi, al make up, valorizzare soprattutto anche i capelli, perché sono molto spenti, il suo colore è naturale ovviamente, si vede, darle un po' di luce, un po' di movimento. Attenzione! La farò non bella. Mi aspetto una sorpresa. Ok. Ok. L'abito che ho scelto per lei è un abito così un po' fiabesco, ma che le permetterà di affrontare la prova finale con successo, spero, e che la farà sentire elegante ma sensuale. Non so, la prima cosa che mi viene in mente è una principessa. Ti presento la nuova Elena. Smoke gets in your eye. Due occhi, insomma, sembrano due fanali. Sì, eh? Queste gocce d'acqua, dove l'acqua traspare e riflette una realtà che tu puoi cambiare. Pensa a questo. Va bene? Una macchina ti aspetta fuori. Non deludermi. E ti dico, a presto. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn back.